che sa Bigotto, palla verso Marcone che è in gioco, sfera ancora lì, che sa gol! La rete della Castellanzese, Mario Chessa, 0-1. Attenzione al break ancora della Virtus con Spini, adesso con Falonieri, chiama Moglioli, arriva adesso il traversone in mezzo con lo stacco, attenzione, poi il gol, lo stacco di Esposito, la risposta di Ferrara e la rete infine della Virtus con Bonfanti. Che finora al 27esimo sta decidendo la sfida e intanto il duetto tra Confalonieri ed Esposito, attenzione a Confalonieri, gol 2-0, raddoppio in contropiede della Virtus, minuto 28. Alla battuta ancora, morbida sul secondo palo, Agustoni, sfera che rimane lì, lozza con il mancino, il più lontano possibile, Vigano con il piattone sinistro, non c'è fallo. Odone, attenzione a Cavalli, 2 contro 1, c'è Ripamonti, attenzione Ripamonti e poi Cavalli a porta vuota al gol. La rete del Mugio, Gabriele Cavalli a porta vuota dopo l'errore di Ripamonti che pesca anche il cartellino giallo, vantaggio dunque a favore di Cavalli che a porta vuota depositato in gol, vantaggio anche per il Mugio che adesso è 1-0 qui a Colico al 42esimo. Bance, Stefanoni in gol, il colpo di testa praticamente sul primo palo di Stefanoni che l'ha girata bassa alla destra di Pavanelli e l'Arcadia è in vantaggio al 43esimo minuto. Palla buona per Gentile, Pastore col destro gol, il pareggio dell'Arcona Tese. Minuto 3, 1-1 qui a Busto. Corti, il passaggio è corto per un compagno, si inserisce nella trama Albini, area di rigore, Albini, passaggio per Pastore che conclude con il sinistro a Lusciai, pallone ancora buono, Pavesi, attenzione al gol, la girata di Pavesi e l'Arcona Tese che ribalta il punteggio. Pontigia, attenzione alla palla per Frigeri e poi il traversone, arriva Sala a realizzare il gol del 2-1, il piattone e la Casatese dimezza lo svantaggio. Cavalli sul secondo palo, è il colpo di testa in gol, la rete di Odone. La rete di Odone, preciso lo stacco dell'ex Cinisello, il gol del pareggio del Mugio al 18esimo. Tutto pronto per il calcio di rigore di cui si incarica Cavalli. Ecco Cavalli, gol! La rete di Cavalli per il vantaggio del Mugio al minuto 20. Batte veloce Giambrone, Mauri e poi con il sinistro Mauri, palo gol, la rete di Mauri che si sblocca in campionato, 22esimo, il vantaggio del Mugio. Paganin cercando di mettere un po' di ordine dopo un errore, poi Gedari, Pamonti, Campanella, palo gol e arriva il 2-0 del Mugio, e arriva il 2-0 del Mugio, Campanella bagna il suo esordio in campionato con la rete del raddoppio. Odone lotta e vince il contrasto doppio con Leonelli, Agustoni evita l'angolo, Cantù il rilancio è corto, Löw al volo, Löw, che gol per il 3-0 del Mugio quando siamo ufficialmente nel 31esimo. Pavesi spiazza Porro e arriva il 3-1 Arcona Tese. Grimaldi ancora lui,
Grimaldi, azione personale, Grimaldi, area di rigore, Grimaldi, gol! La rete della Casati Arcore! Con Grimaldi, azione personale, destro, in diagonale, 0-1. Una battuta che arriva in questo momento, attenzione, il palo e poi il gol! Colpo di testa di Gian Gaspero, palla sul palo, è arrivato alla fine il tap-in di testa, Belotti in gol, 1-0 Real. Pastore, colpo di testa di Gentile, c'è anche la deviazione di un difensore nero-verde, palla alle spalle di Porro, Poker, arco in attesa. Ancora la battuta di Cavalli in mezzo, il gol, la rete, lo stacco di Geda, pallone che ha praticamente piegato le mani a Reale ed è entrato in porta, il 2-1 del Muggio al 42esimo. Pallone recuperato da Koulibaly che la mette in corridoio per Pastore, solo davanti al portiere, Pastore ancora lui, gol! Pokerissimo Arconatese, doppietta per Pastore, 5-1. Pallone per Duda, sfera in mezzo, era doppio di Careccia. Game set match per la Real nel recupero. Parte arriva, gol! 1-1 il pareggio dell'Olimpia Grenta quando siamo dentro al 50esimo.